Buongiorno ragazzi, buongiorno, siamo qua in quel di Verona, abbiamo iniziato a lavorare da un pochino e mi sto anche gustando un piccolo frullato alla banana, perché cioè, insomma, ho preso la frutta, ho preso tutte le cose, voglio rimanere sano. Ricordiamo che sono ciccione, ma forse ancora per poco, perché la massa grassa è diventata 22,1% e io sono considerato overweight dal 22%. E quindi per 0,1% sono overweight, ma stiamo diminuendo, il massimo che ho toccato è 23, quindi va bene. E niente, ragazzi, quindi con tutto l'entusiasmo di questo mondo si fanno le cose. Oggi è lunedì, come vi dicevo, sarà un lunedì molto impegnativo per una serie di motivi che vi ho già elencato, cioè il lavoro normale ordinario da ingegnere che mi porta via 8 ore al giorno, ovviamente. E inoltre a quello abbiamo anche, oltre a quello abbiamo anche il lavoro da editor, e lunedì mi arrivano le clips del canale YouTube americano che mi tocca editare, e settimana scorsa ho lavorato 5 ore, sommando tutto, 4 la sera e 1 il giorno dopo, quindi 4 ore effettivamente. Sì, vabbè, settimana scorsa ho lavorato 4 ore e questa settimana, e con settimana scorsa intendo lunedì scorso, che si aggiungeva alle 8, quindi 12 ore di lavoro. Questa settimana probabilmente sarà lo stesso, infatti lunedì io non mi prendo mai impegni, non mi prendo mai aperitivi, nulla, nulla. Però io stasera vorrei farmi una passeggiata fuori, finito il lavoro, quindi insomma, vediamo se si riesce. Comunque ci aggiorniamo dopo. Allora, come sapete ragazzi, non sono proprio uno da caffè, però visto che per il mio compleanno mi ha regalato delle tazze, dico ma sì, utilizziamole. E ora dopo pranzo non mi pare il caso di farmi una tisana. Qui mi tocca il caffè con una briochina, un dolcetto, insomma, una cosa easy. E mi ammazzo. Vabbè, faccio questo e poi ricomincio a lavorare. Ragazzi, sono quasi le 6, io ora inizio a editare i video del canale YouTube americano, ho appena ricevuto tutte le clips, siamo a cavallo. E questo non mi serve. E niente ragazzi, qua non si molla. Dai, ora faccio un timelapseino, mi sa. E ci aggiorniamo dopo. Santo cielo ragazzi, santo cielo. Allora, ho appena finito di fare due storie, attualmente sono le 8:30, quindi mi sono fatto 2 orette di lavoro. Quindi per oggi siamo a 10:30. Ora devo pensare a mangiare. Ahia miseria. Allora, io ho lasciato marinare un pochino del pollo. Mi pare che sia pollo. Vabbè, insomma, del pollo. Potrei mangiarmelo con un po' di formaggio. Devo andarmi a comprare le verdure, perché qua non ho assolutamente niente. La cosa che si avvicina più a un pomodoro, mi sa che è il ketchup. Non c'ho niente. Vabbè, abbiamo il pollo, quello. Patate? Ah, dopo mi voglio mangiare. No, dai, il cocco. Me lo tengo per quando fa caldo, dai, magari domani. Domani è merenda, ci mangiamo il cocco. Adesso col pollo avrei anche un po' di. Ah, cos'è? Verdura, rucola. Allora, con la rucola potrei metterci anche il grana. Posso fare rucola, grana e sopra il pollo, anche se sarebbe di più da utilizzare una bistecca, una tagliata. Vabbè, noi ci accontentiamo. Quindi prendiamo il grana, facciamo scaglie, adesso cuciniamo il pollo, un po' di formaggio sul lato, leggero, ragazzi, stasera leggero, anche perché io adesso mi faccio un'oretta di pausa, probabilmente, dopo devo ricominciare per le 9:30, quindi per le 10:30 ho finito. Perché avevo la malsana idea oggi di andare in palestra, di la verità, quindi se adesso io mangio, poi per le 9:30 vado in palestra, sto lì un'ora, le 10:30 ho finito, lavoro un'altra oretta, 11:30, mezzanotte, ho fatto tutto e sono anche andato in palestra. Potrebbe essere un'idea. Allora, detto questo, io intanto inizio a cucinare, noi ci portiamo avanti e dopo vediamo un po' sul da farsi. Potrebbe starci come opzione, anche perché così riesco a muovere un pochino qualche arto, a far qualcosa, perché sennò
Ragazzi, qua non si fa niente. Non si fa niente. Mi sono comprato in tutto questo, tipo, mi sono comprato, ve l'avevo detto anche, qualche power bank. Uno di questi è tipo piccolino, minuscolo, è solo un 5000 mAh, che è ridicolo, è il più piccolo che abbia mai avuto in vita mia, mi sa, o comunque in vita mia moderna, perché magari 10 anni fa metti che c'erano, ma sei giù di 5000 ci stava. Questo è 5000, la cosa figa è che è magnetico e quindi si attacca dietro l'iPhone, ma non solo. Ha il pipoletto che zacca, si tira fuori e questo lo posso appoggiare e guardarmi un filmetto e posso anche girarmi lo schermo e me l'appoggio, cioè meglio di così ragazzi, fantastico. E in tutto questo io posso scegliere anche di spegnerlo in modo che non carichi il telefono, ma funga solo da appoggio. Quindi direi che ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Dai, ora inizio a cucinare il polletto e via. Potrei farmi anche delle patate, ma voglio stare leggero stasera. Not too bad, ragazzi, not too bad. Stiamo sani, leggeri, niente patate. Quindi un po' di, insomma, di pollo e ovviamente la rucoletta, la rucolina, formaggio. E adesso mi si sta scaldando un panino di sengale. Oh, ragazzi. Ok, palestra fatta, sono quasi le 11, adesso torno a casa e devo finire il video, andrò a letto a l'una di notte probabilmente, mannaggia me. Ragazzi, sono tornato in patria, siamo a casa e sono quasi le 11, 10:55 e adesso ricomincio a editare perché mi manca un video, ne ho fatti due su tre che voi vedrete domani. A dire la verità, no, voi dovete andare a martedì perché escono sempre martedì. Lunedì noi editiamo, noi edito se martedì fanno uscire video. E martedì, domani 27 agosto. Quindi, visto che sto video uscirà il 2 settembre, mi pare, sì, 2 settembre, dovete andare. Se ti va, vabbè, insomma, è un casino. Io sono sempre nel passato parlando al futuro perché faccio video di una settimana in anticipo per avere un po' di buffer perché vedete le mie giornate come sono, non potrei mai pubblicare oggi per domani. Cioè, ogni tanto sì, ma non riuscirei a fare vlogging tutti i giorni, quello sarebbe impossibile. Non avrei una vita sociale, più che altro. Ragazzi, me la sono cavata esattamente in un'ora e adesso mi lavo i denti, bevo dell'acqua assolutamente, poi filo a letto, inizio già a scollegare tutto qua, che sono stufo marcio. E, ragazzi, ci vediamo domani, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ricordate il Dio algoritmo è sempre potente, sempre presente tra di noi e dobbiamo incentivarlo, dargli un po' da mangiare con appunto queste interazioni, perché sennò il mio canale non va avanti. Ragazzi, ci vediamo domani.